Per comprendere il conflitto israelo-palestinese, paradossalmente è molto meno necessario leggersi i giornali, la cronaca e guardare la televisione, piuttosto che invece andarsi a ripescare eventi che sono talmente lontani che in apparenza, viene da dire: ma cosa c'entra? Come ci aiutano a capire cosa sta succedendo oggi in Palestina? E il problema centrale della tragedia palestinese, e quindi possiamo dire poi di conseguenza il conflitto israelo-palestinese, ma è soprattutto la tragedia palestinese, è come è stata raccontata nella storia. E io sono profondamente convinto che se venisse raccontato quello che è realmente accaduto, cioè se l'opinione pubblica occidentale avesse ricevuto un racconto radicalmente diverso da quello che ha ricevuto sul conflitto, il conflitto non sarebbe neppure più in corso, perché ho una fede profonda nel fatto che l'umanità, bene o male, nel progresso della storia, riesce a fermare la barbarie, però la ferma solamente nel momento in cui la conosce, sa che c'è. Mentre invece la narrativa che è stata raccontata sul conflitto israelo-palestinese è una narrativa che racconta l'opinione pubblica occidentale, che è quella che ahimè conta, che esiste un popolo di vittime, di un'ingiustizia che è probabilmente una delle più grandi della storia, cioè l'Olocausto, che povero popolo sta cercando di trovare una propria sistemazione nazionale, una propria sicurezza. L'ha cercata in questa terra che si chiama Palestina, con cui ha dei contatti, dei legami, chiamiamoli spirituali, teologici, eccetera. E in questa terra c'è, chissà perché, inspiegabilmente, una presenza araba, probabilmente arretrata, probabilmente ostile, probabilmente barbara e incolta, che per qualche motivo vuole continuare la persecuzione di questo popolo all'infinito. Ora, questa è la narrativa che tutta l'opinione pubblica occidentale sa di Israele. Vedono che Israele fa le guerre, vedono che Israele ammazza anche i civili. Però, accidenti, la narrativa è questa: sì, fa le guerre, ammazza i civili, però si deve difendere dall'ennesimo tentativo di annientamento. Finché questa continuerà a essere la narrativa sul conflitto israelo-palestinese, la civiltà occidentale, che ripeto che ahimè è quella che conta, perché ha in mano i bottoni, dalla stanza dei bottoni, non riuscirà mai a fermare questo conflitto. Va riraccontata questa narrativa, va detto cosa veramente accadde, cosa realmente accade in quei paesi, e quando la gente saprà, ripeto questo, la gente potrà mobilitarsi per fermarlo. Ora, per farvi capire cosa è stato raccontato alle persone comuni del conflitto israelo-palestinese, vi faccio un esempio, che potrà sembrare strano, strampalato, ma calza moltissimo. L'esempio è questo: immaginate se la rivoluzione francese fosse raccontata nelle scuole, nelle università, all'interno delle famiglie, nei dibattiti, nei libri, nella narrativa corrente di una cultura, partendo da zero, da immagini come un gruppo di uomini esagitati che trascina in una piazza degli altri uomini in mezzo a una folla che inveisce, urla, sputa e manda insulti, e questi disgraziati vengono caricati su un patibolo, messi sotto una ghigliottina, gli viene tagliata la testa. Scena 2, altri uomini in stracci, volgari, con mazze, forconi, coltelli, eccetera, entrano in una villa, violentano le donne, tagliano la gola ai bambini, bruciano tutti gli archivi che trovano, prendono il capofamiglia, gli tagliano la testa anche a lui, eccetera. Se la rivoluzione francese fosse stata raccontata partendo da zero, da queste scene, l'umanità oggi saprebbe che è stato un colpo di Stato di un gruppo di terroristi barbari che hanno ammazzato, bruciato, tagliato la testa a una quantità impressionante di persone che tutto sommato, sì, erano benestanti, ma facevano la loro vita, non hanno fatto male a nessuno. E quindi la rivoluzione francese sarebbe nella testa di tutti come un atto barbaro da dimenticare nello sviluppo della civiltà, e che è stato poi superato dalla storia, eccetera, eccetera. Guardate che è successa esattamente la stessa cosa col conflitto israelo-palestinese. Cioè, ci hanno cominciato a raccontare questa tragedia da quelle scene in poi, cioè dalle scene dell'OLP che fa una strage in un aeroporto, dalle scene sempre dei guerriglieri di Hamas che ammazzano un ostaggio americano, dalle scene di Hamas che si fa esplodere, eccetera. È chiaro che l'umanità, intendo dire l'opinione pubblica occidentale in questo caso, perché gli altri invece le cose le vengono a sapere, l'opinione pubblica in questo caso cosa pensa? Beh, abbiamo un gruppo di fanatici, un gruppo di delinquenti, di assassini, eccetera, che colpiscono Israele, fanno stragi, tentano la presa del potere con metodi che sono inaccettabili, eccetera. Quindi è accaduto questo.
Allora, bisogna tornare indietro e per capire esattamente le origini di quello che è successo dobbiamo arrivare ad una conferenza che col problema israelo-palestinese in apparenza non c'entra niente ed è una conferenza che accadde oltre 100 anni fa, la conferenza di Berlino del 1884-1885. Perché è importante questa conferenza? Si riunirono in questa conferenza le massime potenze mondiali di quel tempo, quindi europee, e queste potenze stabilirono un principio che, attenzione, è fondamentale, ripeto, per capire cosa succede oggi in Palestina. Il principio era quello della terra nullius, cioè dissero le terre, e si era in piena epoca coloniale, bene o male comunque bisognava giustificare in qualche modo il fatto che questi andavano dove gli pareva, ammazzavano chi gli pareva e prendevano le terre e le risorse che gli facevano piacere. Allora, per giustificare questo cosa dicevano? Bene, esistono terre nullius, cioè terre di nessuno, popolate da popolazioni barbare, quindi selvaggi, quindi praticamente poco più che scimmie. Bene, su quelle terre noi abbiamo diritto di andare e arraffare quello che vogliamo, di colonizzare dove ci pare, di dominare. La Palestina entrò in quella definizione di terra nullius. Era considerata dal più grande sionista mai esistito, Theodor Herzl, che muore nel 1904, come una terra senza popolo, che doveva essere destinata a un popolo, gli ebrei, senza terra. Ora, se voi vi fermate un secondo su questa affermazione di Theodor Herzl, capite esattamente tutto quello che è successo dalla fine dell'Ottocento all'anno 2009. Perché è ancora esattamente questo lo spirito che anima la natura della nazione israeliana. Ancora loro si considerano un popolo elevato che ha colonizzato una terra di barbari, che ancora sono barbari, e che quindi hanno diritto di colonizzare per portare avanti i principi della democrazia, della libertà, eccetera, eccetera, di un popolo che non c'era, che non è un popolo, che non esisteva e che quindi non può reclamare niente. Golda Meir, primo ministro israeliano negli anni 70, famosa per essere stato il primo ministro di Israele durante la strage dei Giochi Olimpici di Monaco, disse: ma a chi dobbiamo restituire la terra se non c'è nessuno a cui restituirla? Questa donna, ignorante di storia, veniva da Milwaukee in America, ma era figlia della conferenza di Berlino del 1884-85, era perfettamente, profondamente convinta che un popolo palestinese non esistesse, che c'erano, come dicevano i sionisti, alcune tribù arabe sparse di qua e di là, cosa che è completamente falsa, perché il popolo palestinese c'era, era numerosissimo e soprattutto importante da sapere, prima dell'arrivo dei sionisti dell'Europa, e arriviamo adesso all'epopea sionista, era un popolo, quello arabo-palestinese, che viveva in perfetta armonia con la popolazione ebrea presente nella zona. Dei rabbini ebrei, naturalmente, di grande fama e di grande statura morale del XX secolo, testimoniarono all'atto della creazione dello Stato di Israele che la condizione degli ebrei in Palestina prima dell'arrivo dei sionisti era una condizione pacifica, non dico ideale, ma era una condizione del tutto pacifica, anzi in alcune istanze proprio ideale. E nel 1947, il 16 luglio, il rabbino Josef Zvi Dushinsky testimoniò presso lo speciale comitato delle Nazioni Unite sulla Palestina e le sue parole furono inequivocabili: non vi fu mai un momento dell'immigrazione degli ebrei ortodossi europei in Palestina, si riferisce a epoche precedenti al fenomeno sionista, nel quale gli arabi abbiano opposto resistenza alcuna. Al contrario, quegli ebrei erano i benvenuti per via dei benefici economici del progresso che ricadevano sugli abitanti locali. Baruch Kaplan, che è stato un rabbino molto noto in America perché lavorava a Brooklyn nella Yaakov Girls School, che era piuttosto noto nell'ambiente ebraico americano, testimoniò anche lui, molti più anni dopo, della stessa condizione. Disse letteralmente: gli arabi furono sempre assai amichevoli e noi ebrei condividemmo la vita con loro a Hebron secondo le relazioni di buona amicizia.
sono a conoscenza di una lettera del gran rabbino del Ger Hasidim di allora, il polacco Abraham Mordecai Alter, che riguardava un suo viaggio nella Terra Santa, risalente ai tempi in cui si parlava di emigrare laggiù, cioè alla fine dell'Ottocento. Lo scopo del suo viaggio era stato di capire che tipo di persone erano i palestinesi, così da poter poi dire alla sua gente se andarci o no. Nella lettera egli scrisse che gli arabi erano un popolo amichevole e assai apprezzabile. Ora, attenzione, che cosa succede a un certo punto nella storia per cui una condizione in cui gli ebrei vivevano e addirittura emigravano tranquillamente dall'Europa in Palestina e venivano accolti, come si è letto e come si è visto da queste due testimonianze, con tutti i favori possibili, cosa è successo da lì ad arrivare a un momento in cui l'emigrazione ebrea in Palestina diventa un grandissimo problema, poi diventa una fonte di scontri, poi diventa una fonte di guerra, e poi diventa un fatto tragico che per 60 anni porterà a quella che io chiamo e che non tutti chiamano la pulizia etnica della Palestina. Allora, quello che succede è questo, e ve lo riassumo molto brevemente. Sapete che gli ebrei in Europa cercavano una nazione, una casa propria dove andarsi a rifugiare, perché giustamente fuggivano dalle persecuzioni europee, sto parlando dei tempi precedenti all'Olocausto, parliamo sempre dell'epoca dopo la conferenza di Berlino, quindi fine 800, inizio del 900. Però le persecuzioni antiebraiche c'erano, gli ebrei dovevano trovarsi questa casa e alcuni loro pensatori, alcune cime, diciamo, del pensiero nazionalista ebraico, cominciarono a ipotizzare dove poter andare a cercare questa casa. Uno fra i più eminenti, ne cito tre, Moses Hess è il primo, e Moses Hess era un collaboratore di Carlo Marx, era un comunista, un hegeliano. Moses Hess cominciò a pensare alla possibilità di ritornare al canale di Suez, e scrisse che era possibile per una colonizzazione ebraica dall'Europa trovare una propria casa nazionale nel canale di Suez. Naturalmente lì bisognava interpellare gli inglesi e anche in parte gli arabi, naturalmente, ma gli inglesi erano la potenza che già era presente, dominante in quelle zone. Allora, dopo Moses Hess viene negli scritti più conosciuti Pinsker, Leon Pinsker, che è un altro pensatore sionista, il quale anche lui comincia a pensare, attenzione, questo è interessante, perché Hess pensa al canale di Suez, Pinsker pensava addirittura agli Stati Uniti oppure alla Turchia. Pensò e scrisse, eminente pensatore sionista, scrisse: noi dobbiamo andare o negli Stati Uniti, trovarci uno stato a confine col Canada, da qualche parte, oppure in Turchia. Poi arrivò in sequenza quello che è il più noto, che ho già citato, Theodor Herz. Herz invece ipotizza come prima scelta l'Argentina per una casa nazionale palestinese, e solo successivamente, dopo aver pensato all'Argentina, pensa alla Palestina. Prima pensò all'Argentina, e questo ci fa capire delle cose essenziali di questo discorso, cioè i primi grandi pensatori non avevano nessun legame biblico con la Palestina, anzi Pinsker in particolare diceva: ma è meglio star lontani dalla Palestina, perché non vogliamo, erano tutti laici, io dico essere un comunista, erano tutti laici, non vogliamo essere invischiati in questa melassa del ricordo biblico degli ultraortodossi, eccetera, è meglio star lontani da là. Purtroppo i progetti e le richieste, i contatti diplomatici andarono tutti male, e quindi alla fine l'unica scelta ricadde unicamente, ahimè, da questo punto di vista, a questo punto della storia possiamo veramente dire, ahimè, sulla Palestina. E abbiamo questo inizio, questo flusso migratorio che parte dall'Europa, di questi nazionalisti ebraici chiamati sionisti, che arrivano, cominciano ad arrivare in Palestina. Siamo alla fine del 1800, dopo la prima grande conferenza del movimento sionista mondiale a Basilea del 1897, abbiamo i primi flussi che cominciano ad arrivare là in grandi numeri. Abbiamo questo movimento migratorio che comincia, è stata scelta la Palestina, si comincia a emigrare in Palestina, ma attenzione che la cosa non avviene in termini neutri, esattamente cioè quello che sarebbe stata una continuazione della emigrazione che sporadicamente avveniva dall'Europa alla Palestina e di cui vi ho detto prima e che non creava nessun problema. Avviene in maniera molto diversa, perché c'è dietro un'ideologia radicalmente diversa.
perché i pensatori sionisti da Theodor Herzl in poi cominciano a pensare in termini di terra nullius, cioè cominciano a pensare in termini di un diritto del popolo ebraico più evoluto di arrivare in Palestina, prendersi la terra di Israele e cacciare gli arabi. Non posso sottolineare con sufficiente enfasi che il progetto di spogliazione, di pulizia etnica dei palestinesi comincia 40 anni prima dell'olocausto nazista. È un progetto già definito, estremamente definito, 40 anni prima dell'olocausto nazista. E vi leggo alcune citazioni storiche che sono interessantissime di questo periodo e che ci fanno capire come... Questo mindset, come lo possiamo chiamare, era già talmente radicato da non lasciare ai palestinesi più nessuna speranza, già allora. Allora, Theodor Herzl, che vi ho appena citato, scrive testualmente: «Tenteremo di sospingere la popolazione palestinese in miseria oltre le frontiere, procurando gli impieghi nelle zone di transito, mentre gli negheremo qualsiasi lavoro sulla nostra terra. Sia il processo di espropriazione che l'espulsione dei poveri devono essere condotti con discrezione e con attenzione». Ripeto, Herzl muore nel 1904, quindi queste cose le disse alla fine dell'Ottocento. Un altro leader sionista, il dottor Eder, nel 1921, qualche anno dopo, disse: «Ci sarà solo una nazione in Palestina e sarà quella ebraica. Non ci sarà eguaglianza fra ebrei e arabi, ma vi sarà la predominanza ebraica appena la popolazione e le proporzioni demografiche ce lo permetteranno». Ben Gurion, che cominciò proprio in quegli anni, all'inizio degli anni dell'inizio del Novecento, a essere attivo, giovanissimo e attivo nelle file del movimento sionista, ebbe a dichiarare: «Dobbiamo usare il terrore, l'assassinio, l'intimidazione, la confisca delle loro terre per ripulire la Galilea dalla sua popolazione araba». E potrei andare avanti. Ce ne sono molte altre. Ne voglio leggere ancora un'altra, perché è importante... perché era una dichiarazione di quello che viene considerato il più grande umanista del popolo ebreo sionista, che poi finì per fondare lo Stato di Israele, che si chiama Ahad Haam, e che alla fine dell'Ottocento, già alla fine dell'Ottocento, già con la prima colonizzazione sionista in Palestina, scrisse: «E cosa sta facendo la nostra gente in Palestina? Erano servi delle terre della diaspora e d'improvviso si trovano con una libertà senza limiti, e questo cambiamento ha risvegliato in loro un'inclinazione al despotismo e si trattano gli arabi con ostilità e crudeltà, gli negano i diritti, li offendono senza motivo e persino si vantano di questi atti, e nessuno fra di noi si oppone a queste tendenze ignobili e pericolose». Di nuovo, invito chi ascolta a riflettere. Queste cose vengono pronunciate alla fine dell'Ottocento. È passato un secolo e 8 e 9 anni, un secolo e 10 anni se ci mettiamo gli anni residui da fine dell'Ottocento. Se si leggono queste parole si capisce che cosa stava succedendo allora. E allora, quando ci presentano il conflitto israelo-palestinese come un'azione barbara, belligerante, irragionevole di un gruppo di fanatici pazzi, senza raccontarci che cosa un secolo e 10 anni prima già stava succedendo, capite che è impossibile capire. Se si sanno queste cose si capisce tutto. Già allora il popolo palestinese veniva trattato come un popolo di straccioni, di cani. Già allora venivano perpetrate delle ingiustizie, dei veri e propri crimini. Già allora era pianificata la spoliazione con metodi violenti e quindi terroristici, come disse Ben Gurion in persona, del popolo palestinese. Ora immaginate quello che poi verrà dopo, che vi racconto, che sarà ancora molto peggio, e immaginate quello che è accaduto poi negli anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. E quindi si comincia già a capire il quadro della situazione molto meglio. A questo punto entra in scena un altro attore, che è la Gran Bretagna. La Palestina a quei tempi era sotto l'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano crolla dopo la Prima Guerra Mondiale e nel 1916, con l'accordo di Sykes-Picot, c'è la spartizione del Medio Oriente, di quel Medio Oriente, fra Francia, Russia e Inghilterra. Pochi anni dopo, con l'accordo di Sèvres, l'Inghilterra diventa il potere coloniale ufficiale in Palestina. Gli inglesi arrivano in Palestina e anche di nuovo non sono neutrali,
perché facendo un piccolo salto indietro, mica tanto piccolo, ma alla fine dell'Ottocento già Chaim Weizmann, che diventerà il primo presidente di Israele, si era incontrato con gli inglesi e aveva promesso, sempre secondo la mentalità della terra nullio, si aveva promesso agli inglesi che 1 milione di ebrei sarebbero andati in Palestina e avrebbero portato una punta avanzata di civiltà a salvaguardia del canale di Suez, che per gli inglesi era assolutamente fondamentale per i commerci con l'India. E quindi gli inglesi arrivano in Palestina ovviamente totalmente sbilanciati dalla parte dell'immigrazione ebraica sionista. E quindi cominciano con un ruolo che è solo in apparenza neutro, è un ruolo da traditori. Pensate che Lawrence d'Arabia, che è stata una figura che conosciamo tutti anche per i film che ci sono stati, eccetera, il motivo per cui Lawrence d'Arabia lasciò l'esercito inglese con disgusto fu proprio per il tradimento degli inglesi della popolazione araba, che gli inglesi avevano cooptato nella guerra durante la prima guerra mondiale per combattere l'impero turco ottomano, e che poi avevano mollato senza mantenere le promesse fatte nel 1917 con la famosa dichiarazione di Balfour. Nel 1917 la dichiarazione di Balfour, che viene ancora oggi ricordata dai palestinesi, io ho un posto di blocco a Ramallah, ho chiesto a un operaio palestinese di, a bruciapelo, così, cos'è la dichiarazione di Balfour? Questo mi guardate e fa, me l'ha spiegata tutta. Era un piastrellista, aveva una borsa con gli stressi da piastrelle e stava ancora un posto di blocco. Per dire quanto è ricordata nella memoria palestinese, con la dichiarazione di Balfour gli inglesi si rimangiano le promesse fatte agli arabi e promettono agli ebrei una casa nazionale in Palestina. Un'altra cosa che è interessante, veramente molto curiosa, sapete chi è che ha rivelato agli arabi la mistificazione dei trattati di Sèvres anche il contenuto della dichiarazione di Balfour? È stato Lenin, durante la rivoluzione russa, perché arrivarono agli archivi segreti della russi e trovarono tutte queste carte, secondo il principio comunista del non tradimento degli altri popoli, eccetera. Vabbè, poi ci possiamo anche fare delle virgolette su questi principi comunisti che sono finiti molto male, ma lasciamo perdere. Lenin rivelò al mondo arabo questa realtà. Quindi gli inglesi arrivano in Palestina, sono sbilanciati dalla parte degli ebrei, tradiscono gli arabi immediatamente e cominciano così un governo del mandato che favorisce in tutti i modi la colonizzazione ebraica, perché gli ebrei istituiscono il Jewish National Fund, il Fondo Nazionale Ebraico, che era quello che doveva raccogliere i fondi necessari per acquistare le terre in Palestina, costituiscono la Jewish Agency, l'agenzia ebraica, che è quella che organizza e coinvolge l'immigrazione, organizzano un esercito, gli inglesi gli forniscono il training militare. Ora pensate, per dirvi la discriminazione come avveniva, mentre gli inglesi pretendevano dai contadini palestinesi la restituzione dei debiti contratti durante l'impero turco, durante il dominio turco, i palestinesi non potevano ripagare questi debiti, quindi erano costretti a vendere la terra. A chi la vendevano? Agli ebrei. Avete capito come era il giro? Mentre gli inglesi arrestavano e mettevano in galera qualunque arabo possedesse un coltello, armavano contemporaneamente e addestravano militarmente gli ebrei. Arrestavano gli arabi se avevano un coltello, ma armavano gli ebrei. Dichiararono una delle due lingue nazionali della Palestina, la lingua ebraica, la lingua ebrea, mentre c'era una distribuzione della popolazione che era all'80% araba e al 20% ebrea. E quindi di nuovo questo diede un segnale agli arabi di quello che stava succedendo. Il demanio era tutto in mano, veniva dato agli inglesi tutto in mano ebraica, lo sfruttamento del sale del Mar Morto veniva dato in mano agli ebrei, lo sfruttamento dell'energia elettrica, la produzione dell'energia elettrica era data ad aziende ebraiche. Cioè era talmente sfacciata la gestione pro-ebraica degli inglesi in quegli anni che fu chiaro che a un certo punto gli arabi si sollevarono, cominciarono i primi scontri. E con i primi scontri cominciano i primi morti. Certo, muoiono anche gli ebrei, così come muoiono gli arabi. Ma, di nuovo, abbiamo capito cosa stava succedendo. Il Jewish National Fund aveva una pratica che era particolarmente odiosa. Cioè, compravano con soldi europei, delle grandi famiglie, donate dalle grandi famiglie ebraiche europee, compravano le terre arabe dai proprietari assenti. Cioè, da proprietari che stavano in Turchia, che stavano in Siria, che stavano in Egitto, che stavano in Iraq. E espropriavano e cacciavano via i palestinesi che le avevano coltivate per decenni,
se non addirittura alcune famiglie per secoli, e questi non sapevano cosa gli stava accadendo. Cioè qualcuno ti comprava la terra, il tuo proprietario che se ne stava in Turchia te la vendeva e da un giorno all'altro venivi cacciato fuori. E queste pratiche, questa discriminazione va avanti, e capite come facilmente questa roba crea astio. Ma nonostante questo, i palestinesi mantennero la calma per un sacco di tempo, si arrivò agli scontri negli anni 20, ma si arrivò anche nel 1928 a cercare un accordo, gli inglesi proposero un accordo. Proposero un accordo dove, nonostante, ripeto, gli arabi fossero l'80% della popolazione, gli ebrei ancora il 20%, e nonostante gli arabi fossero la popolazione residente, gli inglesi proposero una spartizione 50-50. Gli arabi la rigettarono, disse: beh, non è giusto, non possiamo fare in questo modo. A di fronte all'accanimento poi della colonizzazione sionista, gli arabi l'anno dopo arrivarono ad accettarla. Dissero: ok, va bene, piuttosto che niente, almeno dividiamoci al 50%. Ma gli ebrei la rifiutarono a quel punto. E questo è un modello, uno schema che si ripeterà poi negli anni. Cioè gli arabi arrivarono ad accettare una spartizione ingiusta e a quel punto furono gli ebrei a rifiutarla, perché capirono di avere il vantaggio superiore. E così arriviamo rapidamente ai tentativi inglesi di mediare il famoso rapporto Peel, che di nuovo faceva lo stesso errore della proposta del 1928, di nuovo spartiva la Palestina in maniera inaccettabile per la maggioranza araba. Arriviamo al famoso libro bianco del 1939, dove finalmente gli inglesi si rendono conto di non riuscire a gestire più questa storia, e quindi cominciano a venire incontro per la prima volta dopo 40 anni, e dopo 19 anni del loro mandato, alle richieste degli arabi. Solo che a quel punto gli arabi avevano anche chiesto il diritto di formare una propria nazione in Palestina, e gli inglesi glielo rifiutano, quindi anche il libro bianco del 39 finisce in niente. Ma a quel punto è già tardi, perché mentre accade tutto questo, come vi ho letto dalle citazioni dei primi sionisti, il piano di spogliazione e di pulizia etnica dei palestinesi era già avanzatissimo. Nel 1939 era già stato fatto tutto. Pensate che nel 1930 un personaggio, un sionista dal nome Yossi Weiss, aveva già compilato per i servizi, chiamiamoli servizi segreti, ancora non esistevano, ma diciamo per l'organizzazione militare, informazione della futura nazione di Israele, aveva già nel 1930 formato la lista completa di tutti i villaggi palestinesi, con tutti i dettagli su come attaccarli e come espellere la popolazione. Era già pronto tutto nel 1930. E arriviamo rapidamente, perché mi tocca, rapidamente agli eventi che poi un po' cominciamo a conoscere, ci avviciniamo agli eventi che cominciamo a conoscere tutti, cioè che cosa succede a un certo punto per cui scoppia una grande guerra fra arabi ed ebrei in Palestina, cioè la guerra del 1948. Ripeto, siamo arrivati al 39 con gli inglesi che cercavano di mediare. Gli inglesi a quel punto capiscono, dopo pochi anni, che non ce la possono più fare a reggere la situazione. Nel frattempo in Europa è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, c'è la tragedia dell'Olocausto, c'è la tragedia delle persecuzioni naziste, e quindi bisogna darsi da fare, in qualche modo districarsi dalla situazione. Gli inglesi decidono di rinunciare al mandato nel 1947, ma a quel punto era già accaduta una cosa che poi segnerà la storia di tutto il conflitto israelo-palestinese. A quel punto già era accaduto che 250.000 palestinesi erano stati cacciati dalle loro terre, e centinaia e centinaia di villaggi erano stati bruciati, erano stati rasati al suolo e cominciavano ad essere ricostruiti come proprietà ebraiche. L'esercito di Israele si era formato in gruppi. La Haganah era l'esercito ufficiale, poi c'erano i gruppi chiamati, non cosiddetti, ma chiamati proprio anche dagli inglesi, dagli altri commissari inglesi del tempo, gruppi terroristici che fecero proprio attività di terrorismo puro, e cioè l'Irgun, lo Stern e il gruppo paramilitare del Palmach. Per questi si erano già organizzati al punto che avevano già cominciato a cacciare i palestinesi dai loro villaggi, e ne avevano svuotati per 250.000 esseri umani all'arrivo del 1947.
questi avvenimenti, che molti di noi non conoscono neppure oggi, erano già conosciutissimi allora, e vi cito fra tanti una dichiarazione di Albert Einstein e di Hannah Arendt, che è un'autrice che è conosciutissima quando si parla di Olocausto, quando si parla di identità ebraica, eccetera. Loro pubblicarono su New York Times nel dicembre del 1948 una lettera dove chiamarono letteralmente la nascita del Partito della Libertà di Menachem Begin. E Menachem Begin era e sarà primo ministro di Israele, diventerà molto noto, ed era un terrorista, membro dell'Irgun, che fece atti di terrorismo, stragi vere e proprie. Chiamarono il Partito della Libertà di Menachem Begin un'organizzazione nei metodi e nella filosofia politica e nell'azione sociale con apparentamenti stretti ai partiti nazista e fascisti. Cioè, questo era chiaro ad Albert Einstein, a Hannah Arendt e ad altri intellettuali ebrei americani nel 1948. Cioè, se nel 1948 arriviamo ad una dichiarazione di questo genere, c'è da pensare. Ma nel 1948, alla nascita dello Stato di Israele, arriviamo ad un'altra dichiarazione che deve fare pensare, ed è quella del ministro dell'agricoltura del neonato Stato di Israele, Aaron Chisling, il quale Aaron Chisling nel 1948 scriverà in un documento riservato, in una riunione di gabinetto, scriverà: anche gli ebrei oggi si sono comportati come i nazisti e tutta la mia anima ne è scossa. Ora, che cosa era successo per far dire a queste persone, ad Albert Einstein in America e a Aaron Chisling in Israele, frasi così gravi, cioè a distanza di 2 anni e mezzo dalla fine dell'Olocausto, comparare i sionisti addirittura ai nazisti? Già allora, che cosa era successo? Era successo che Ben Gurion, da anni, e ripeto, già dalla fine degli anni 20, 1930, Yossi Weitz aveva preparato questa lista di villaggi da evacuare, da distruggere. Ben Gurion aveva creato una cupola di uomini, ci saranno molti nomi in questa cupola che saranno famosi negli anni a venire, perché diventeranno i personaggi importanti in Israele, come Yitzhak Rabin, come Yitzhak Pundak, come Moshe Dayan, Moshe Carmel, Yossi Weitz, l'ho già detto, Yigal Allon, un altro, eccetera, Yigal Yadin, uno, ok, la cassetta è bellissima così. 25 questo. Ah, vabbè, allora, faccio il taglio, ripeto. Uomini che diventeranno noti nella storia di Israele anche dopo, creò questo gruppo che pianificò a tavolino in un posto che lo storico Ilan Pappa ha identificato e chiamato la Casa Rossa a Tel Aviv. Pianificò dettagliatamente la pulizia etnica della Palestina, con citazioni e dettagli che sono orripilanti e che, di cui ve ne leggo solamente uno per chiarirvi esattamente qual era l'intento di questa pulizia etnica della Palestina. Allora, la citazione che leggo è di Ben Gurion, padre di Israele e capo di questo gruppo che aveva pianificato la pulizia etnica della Palestina, e come l'aveva pianificata. Ecco come: c'è bisogno di una reazione brutale e forte. Dobbiamo essere accurati sui tempi, sui posti e su coloro che dobbiamo colpire. Se accusiamo una famiglia, dobbiamo fargli del male senza pietà, donne, bambini inclusi. Altrimenti non è una reazione effettiva. Durante le operazioni non c'è bisogno di distinguere fra innocenti e colpevoli. Ora, questo era lo spirito che animava in quegli anni, fino ad arrivare appunto alla guerra del 1948, la pulizia etnica della Palestina. Furono fatte cose inimmaginabili, stragi, addirittura si arrivò Efraim Katzir, che diventerà presidente di Israele, pensate, arrivò a lavorare in laboratorio per trovare un veleno per accecare i palestinesi, e nel giugno del 1948 raccomandò l'uso alle truppe della Haganah, in guerra appunto per espellere i palestinesi dalla Palestina. Stragi di stampo completamente neonaziste,
e lo devo dire, purtroppo il termine non è da esagitato, da fanatico o da antisemita, sono stragi neonaziste. Aaron Chisholm, lo ripeto, Albert Einstein usarono il termine nazista per definire quelle condotte, stragi come quella di Ayn al-Zaytun, dove gli arabi, un capo tribù arabo protestò con l'esercito ebraico per il trattamento che gli veniva riservato, fu schiaffeggiato, gli fu ordinato di raggruppare 30 adolescenti nella piazza del paese, i 30 adolescenti furono tutti ammazzati davanti ai palestinesi per punizione di fronte per l'affronto che questo arabo aveva osato fare all'esercito ebraico, perché richiedeva semplicemente un trattamento umano. Queste sono stragi di stampo neonazista. E ne fecero tante. La strage di Deir Yassin è particolarmente nota, ma è anche particolarmente odiosa, perché l'Haganah, l'esercito ebraico, aveva promesso agli arabi di Deir Yassin di non toccarli in cambio di una resa, e quando decisero di sterminarli, l'Haganah non se la sentì di entrare dentro al villaggio e sterminarli, e ci mandò l'Irgun di Menachem Begin, e questo facevano. Allora, voglio dire, insomma, siamo di fronte ad avvenimenti più che atroci da questo punto di vista, e le stragi che vennero fatte in quegli anni sono infinite. Uri Milstein, storico del militare israeliano, scrisse testualmente: praticamente ogni scontro con gli arabi si trasformava in una strage di arabi. Questo lui lasciò scritto testualmente. Ripeto, si stava parlando di una pulizia etnica di persone disarmate, non della guerra arabo-israeliana che vedremo dopo del 1948, semplicemente una pulizia etnica di persone totalmente disarmate. Già 250.000 arrivare al 1947 e poi diventeranno 750.000, senza contare i morti, negli anni successivi. C'è una testimonianza importante di quegli anni, che è la testimonianza dell'ultimo console, alto commissario inglese, prima della scomparsa degli inglesi dalla Palestina nel 1948, Lord Alan Cunningham, che incontrandosi con Ben Gurion gli disse chiaramente, lasciò scritto negli atti ufficiali del governo britannico, liberamente consultabili: io penso che i palestinesi, disse, stanno facendo di tutto per tenere la situazione pacifica, mentre l'esercito ebraico sta facendo di tutto per fare precipitare la situazione. Ora, arriviamo così a quella grande balla, a quella grande menzogna che è la guerra del 1948. Perché metto tanta enfasi sulla parola balla e menzogna? Perché la balla e la menzogna, come state capendo da quello che vi racconto, è esattamente il leitmotiv di tutta la storia dell'epopea ebraica e sionista in Palestina e dello Stato di Israele. Ci hanno sempre raccontato delle balle gigantesche su tutti gli avvenimenti principali di quell'epopea, e le hanno raccontate ai loro cittadini. Arriviamo alla guerra del 1948. Nella guerra del 1948, che tutti conosciamo come la guerra della nascita di Israele, e che tutti conosciamo come la guerra dove gli eserciti arabi aggrediscono Israele, anche lì non viene raccontato tutto quello che era successo prima, sembra che questi ovviamente odiosi, terribili, barbari non vedono l'ora di distruggere la popolazione ebraica. Viene raccontata come una guerra in cui Israele eroicamente con i suoi partigiani resiste all'aggressione araba e riesce a vincere, quindi nasce questa gloriosa nazione democratica che è lo Stato di Israele. Beh, tutto questo è una balla colossale. È una balla colossale perché innanzitutto Ben Gurion si era già messo d'accordo con l'unico esercito che era in qualche modo minimamente capace di impensierire gli arabi, che era l'esercito del re Abdullah della Giordania. L'esercito giordano si era già messo d'accordo con il re Abdullah di non farsi assolutamente la guerra l'un l'altro e di spartirsi semplicemente la Palestina. Una parte sarebbe andata al re di Giordania, l'altra parte se la sarebbero presa i sionisti. E quindi l'esercito del re di Giordania e del re Abdullah non combatté praticamente mai, o combatté malissimo, o combatté solamente nell'ultima fase, al punto che il suo comandante in capo, un inglese, si chiamava Ghalib Pasha, coniò storicamente, e lasciò per iscritto negli atti ufficiali del governo inglese, il famoso termine The Phony War, cioè la guerra bufala. Phony War vuol dire guerra fasulla, guerra bufala.
Basta dare un'occhiata a come erano composti gli eserciti arabi, che entrarono in guerra, ripeto, solamente dopo che 250.000 palestinesi erano già stati espulsi, migliaia erano stati uccisi, feriti, violenze di ogni sorte tipo, violenze, incluso la violenza carnale, eccetera, stragi e via dicendo, per non parlare dei decenni di spoliazione economica di cui parliamo prima. C'era l'esercito egiziano, che era composto al 50% da fratelli musulmani e volontari, che non avevano ricevuto neppure un giorno di formazione militare, neanche uno. Andarono in guerra così, in ciabatte, senza sapere neanche come si prende in mano un fucile. C'era l'esercito siriano, che era un pochino più agguerrito, ma era di poche migliaia di persone, e non riuscì in nessun modo a impensierire l'esercito ebraico. C'era l'esercito libanese, che neppure combatté. L'esercito libanese si mantenne al di là della loro frontiera con la Palestina e non varcò mai la frontiera per combattere e per difendere i villaggi palestinesi. E infine c'era l'esercito iracheno, il quale esercito iracheno erano poche migliaia di persone, e anche quelli erano stati istruiti di rimanere sotto il comando del re Abdullah della Giordania, il quale aveva fatto un patto con Ben Gurion e per cui non combatteva. Ecco, questa era la grande minaccia dell'esercito arabo. Ma ci sono le prove ulteriori del fatto che questa fosse una guerra fasulla e che non impensierì mai l'esercito ebraico. Ben Gurion lasciò scritto nei suoi diari una lettera, trascrisse nei suoi diari una lettera che mandò nel 1948 ai suoi comandanti: destinate il meglio delle forze dell'Haganah, dell'esercito, per la pulizia etnica della Palestina e non per il fronte della guerra con gli arabi. Era talmente poco impensierito Ben Gurion da quella guerra che il meglio delle sue forze veniva mantenuto per le stragi e la pulizia etnica dei villaggi. Questa è la prima grandissima menzogna che ci è stata raccontata. La seconda grande menzogna che sentirete sempre dire in televisione è: ma insomma, alla fine di tutto questo, sì, vabbè, quello che volete, ma la colpa è degli arabi che hanno rifiutato il piano di spartizione della Palestina. Allora, il famoso piano di spartizione della Palestina che Furio Colombo continua a ripetere ossessivamente, e così come tanti altri, Teodori e tanti altri sostenitori di Israele, era di nuovo un piano truffa che fu adottato dall'ONU e che aveva, vi faccio una snocciolata, le seguenti condizioni: propose una spartizione della Palestina in questa maniera: il 56% andava agli ebrei, che erano il 33% della popolazione. Il 42% andava agli arabi, che erano la maggioranza della popolazione. Gli arabi non avevano sbocchi sul mare, l'unico porto importante, Haifa, andava agli ebrei. Gli arabi non avevano più collegamenti con l'Egitto, tutti gli aranceti andavano agli israeliani, tutte le terre, 80% delle terre coltivate a grano andava agli israeliani, la stragrande maggioranza dei territori edificabili andava agli israeliani. Mi viene da ridere perché c'è da continuare. In Negev andava gli israeliani con 90.000 beduini e 600 israeliani dentro, 600 ebrei dentro. E ora voi immaginate come potevano gli arabi accettare un piano di spartizione che li uccideva economicamente, gli sottraeva tutte le terre valide, gli tagliava tutti i collegamenti utili anche per i commerci. Cioè, era un piano truffa. E oltretutto Ben Gurion lascia scritto nei suoi diari che neppure gli ebrei avrebbero accettato quel piano. Disse ai suoi comandanti: noi lo rigettiamo prima ancora che l'ONU lo adotti, non ce ne frega niente. Ecco la seconda grande menzogna di questa epopea, la guerra del 48, il piano di spartizione della Palestina. Seconda grande menzogna. E ce la propinano sempre in televisione. In fondo è colpa degli arabi che hanno rifiutato quel famoso piano. E arriviamo rapidamente agli anni che vanno dal 48 al 1967. E il 1967 è la terza enorme menzogna dell'epopea sionista in Palestina. In quegli anni continua la pulizia etnica della Palestina, continua al punto che nel 1953 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU condanna per terrorismo un personaggio che conoscete tutti, Ariel Sharon, che con un'unità militare terrorista 101 che rinchiuse 64 palestinesi, cioè diversi gruppi familiari, nelle case di un villaggio e li fece saltare per aria dentro le case, cioè li costrinse a entrare in casa, mise la dinamite attorno alle case e li fece saltare per aria. Questa cosa si riseppe, fu risaputa, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU arrivò al punto, addirittura rimbalzò in America, rimbalzò sulla stampa e fu condannato per terrorismo, diventerà primo ministro di Israele, come Menachem Begin, altro terrorista, eccetera, il quale poi fra l'altro aveva fatto saltare l'hotel King David, uccidendo 90 persone,
e via dicendo. In questi anni continua la pulizia etnica della Palestina, i sionisti dilagano col terrorismo, uccidono, ed è l'unico episodio che ricordo per non andare troppo oltre, uccidono Folke Bernadotte. Folke Bernadotte era il mediatore dell'ONU per la Palestina. Uccidono questo uomo, lo ammazzano, è un atto di terrorismo, uccidono un altro funzionario dell'ONU, lo ammazzano, l'Irgun fece questo, e la cosa che è tragica, che è terribile di questa storia di Folke Bernadotte, è che Folke Bernadotte aveva passato gli anni precedenti, e cioè dal 1940 in poi, a salvare ebrei in Svezia. Era il rappresentante della Croce Rossa in Svezia, aveva salvato una quantità di ebrei, per cui era stato proposto proprio come rappresentante dell'ONU in Palestina per questo motivo. Lo hanno ammazzato. Perché? Lo hanno ammazzato perché tentava di fare con i palestinesi la stessa cosa che aveva fatto con gli ebrei. Cioè tentava di essere un uomo giusto. Lo fecero fuori. E quindi qui arriviamo agli anni della spartizione delle terre. Pulita la Palestina, cacciati fuori i palestinesi. C'è il compito di Israele, dalle nazioni di Israele, di accaparrarsi queste terre. Naturalmente non potevano farlo nella maniera, legalmente parlando, nella maniera più ovvia, perché c'era comunque una risoluzione dell'ONU, la 194, che prevedeva il ritorno dei profughi, e avevano paura che anche se con la risoluzione 181, cioè il piano di spartizione della Palestina, qualcuno potesse dire, beh, ma insomma, almeno torniamo al discorso del piano di spartizione della Palestina, cioè non potete pigliarvi queste terre come vi pare a voi. Per cui erano un po', erano cauti, allora si inventarono un escamotage, che era la famosa custodia delle terre, per cui dichiararono che queste erano terre abbandonate, che loro pigliavano in custodia, e naturalmente col pretesto di poter dire poi, siccome nessuno è venuto a reclamare queste terre, ce le siamo pigliate noi, finito, chiuso, no? E certo che nessuno le veniva a reclamare, non potevano, erano stati espulsi i palestinesi o ammazzati. E si inventarono un'altra gigantesca menzogna, che anche lì questa viene ripetuta dai Gad Lerner, eccetera, e cioè in fondo gli arabi, è vero che ci furono schermaglie di combattimenti, eccetera, ma in fondo gli arabi scapparono dai loro villaggi, perché il re di Giordania, Abdullah, il traditore, per radio incitava gli arabi a lasciare i villaggi in attesa dell'annientamento degli ebrei. Questa è una balla. Questa cosa non è mai accaduta, non c'è mai stata nessuna trasmissione radio che ha incitato gli arabi a lasciare i loro villaggi. Gli arabi non lasciarono i loro villaggi. La BBC ha monitorato tutte le trasmissioni radio di quegli anni e le ha tutte registrate, sono tutte depositate al British Museum di Londra, non c'è una singola trasmissione che inciti gli arabi a lasciare i loro villaggi. Per cui gli ebrei, dal 1950 in poi, gli israeliani coniarono una serie di leggi, la legge sulla proprietà degli assenti, la legge della terra di Israele, eccetera, che dichiaravano queste terre prese in custodia, dopodiché il Jewish National Fund dichiarò queste terre di proprietà del popolo ebraico, per cui nessun arabo le poteva ricomprare, nessun arabo ci poteva andare a vivere, nessun arabo le poteva neppure affittare. Ed è così che è cominciata poi su grande scala la nascita dello Stato di Israele, con episodi anche, se vogliamo, drammatici, e che varrebbe la pena raccontare, come quella del contadino ebreo che fu visto da un mio conoscente partigiano di Israele, Akiva Or, sfilare davanti all'esercito ebraico nel 1948 con un secchio di terra appoggiato sulla spalla. Quando i soldati lo fermarono e gli fecero buttare la terra per terra perché erano convinti che in quel secchio di terra fossero nascoste delle armi, e non c'era niente, questo disgraziato tentò in tutti i modi di rimettere la terra nel secchio, e quando qualcuno sbeffeggiando gli disse cosa stai facendo, lui si mise a urlare: questa è la mia terra, io ci sono nato, questo è un pezzo della mia terra, devo portarla con me. E questo uomo fu visto poi nelle notti successive avvicinarsi alla rete che gli israeliani avevano messo intorno al suo villaggio e tentare con le mani di infilare il braccio per cercare di sistemare due o tre piantine del suo orto che confinava proprio con la rete. Akiva Or, partigiano di Israele, testimone oculare di questi episodi. In questi anni avvengono queste cose, viene la spoliazione,
legale delle terre dei palestinesi. Arriviamo rapidamente al 1900 e continua la pulizia etnica con episodi come quello di Sharon che vi ho appena raccontato, e arriviamo al 1967. Nel 1967 c'è questa altra narrativa falsa che di nuovo ci vuole raccontare, che Israele è stato democratico, che tentava in tutti i modi la pace con i palestinesi, è stato minacciato dall'aggressione araba per l'ennesima volta, ha dovuto in extremis contrattaccare per salvarsi la vita, perché si rischiava di un nuovo olocausto. Questo fu detto alla stampa internazionale, questo fu detto al popolo israeliano per primo, al punto che testimoni israeliani da me intervistati dissero: sì, in effetti in quei giorni, nel giugno del 67, noi ci chiudemmo in casa convinti che sarebbero arrivati gli arabi e sarebbe accaduto un nuovo olocausto. Era una balla gigantesca. La realtà rivelata l'anno scorso dai documenti declassificati, documenti segreti declassificati del governo americano, della libreria di Johnson, del presidente Johnson, rivelano precisamente che gli israeliani sapevano benissimo che avrebbero distrutto le armate arabe in due minuti. La CIA era perfettamente tranquilla della non necessità di fornire alcun aiuto militare particolare a Israele, perché Israele aveva annientato gli arabi. Quando il capo del Mossad, Meir Amit, il 3 giugno del 1967 si incontra con McNamara a Washington, al Pentagono, gli dice, McNamara gli chiede quanto durerà questa guerra, e Meir Amit, capo del Mossad, risponde: durerà 7 giorni. Lo disse il 3 giugno, la guerra scoppia il 6 giugno. Cioè sapevano prima dello scoppio della guerra che sarebbe durata un niente. Nel frattempo Nasser, il presidente egiziano Nasser, voi sapete che la narrativa ufficiale vi racconta che Nasser è aggressivo, la Siria, fa un patto con la Siria, fa un patto con la Giordania, aggressivissimo, sta per attaccare Israele. Nel frattempo Nasser disperatamente tentava i contatti con gli inglesi e con gli americani per evitare la guerra. E mentre Meir Amit era a Washington a dichiarare al governo americano che avrebbero attaccato preventivamente e che avrebbero distrutto gli arabi in 7 giorni, Nasser mandava Zakaria Mohieddin, il suo ministro degli esteri, a Washington in aereo per contrattare, per cercare di mediare la pace. Mentre Mohieddin sta per partire per l'America, gli israeliani attaccano l'Egitto e distruggono l'esercito egiziano. Questa è l'altra grande bugia che ci hanno raccontato, è un modello della storiografia su Israele. Ci raccontano sempre questa cosa, che Israele è la vittima, che sta per soccombere gli arabi cattivi, quando la realtà è esattamente diametralmente l'opposto. Israele aggredisce, ha bisogno delle aggressioni, Israele ha bisogno dei pericoli, ha bisogno della minaccia militare, ha bisogno dell'esistenza del terrorismo. Non lo dice Paolo Barnard, vi leggo una citazione da questo punto di vista estremamente rivelatoria, che è quella di Moshe Sharet, che è stato premier di Israele ed era nel primo governo di Ben Gurion, e lui scrisse: le azioni di rappresaglia sono la nostra linfa vitale, con esse possiamo mantenere un alto livello di tensione fra la nostra popolazione e nell'esercito. Israele si deve inventare i pericoli, e per farlo deve adottare il metodo della provocazione e della ritorsione. Capite come si sviluppa un modello che arriva fino a oggi, esattamente fino a oggi, ed è un modello che vi voglio leggere, arriva fino a oggi, e guardate cosa ho scovato. Ho scovato un articolo dell'ottobre del 2007, siamo a più di un anno dal disastro di Gaza, di oggi. Nell'ottobre del 2007, sul quotidiano israeliano Haaretz, Amos Harel e Ivi Issakov scrivono un articolo dove dicono: in pratica i funzionari della difesa israeliani credono che i militanti palestinesi intensificheranno i loro attacchi in risposta allo strangolamento di Gaza. Come tale, il vero scopo di questo sforzo è di due tipi: tentare una nuova forma di escalation delle ostilità come risposta all'aggressione da Gaza. Israele si dovrà imbarcare in una grande operazione militare a Gaza, e per preparare il terreno per questa operazione militare bisogna strangolare Gaza, isolarla,
e limitare all'assoluto minimo gli obblighi di Israele verso i palestinesi nella striscia. Scusate la traduzione un po', ma traducevo al volo dall'inglese. Guardate che questo è stato dichiarato un anno e due mesi prima del disastro che sta succedendo a Gaza. Ora, voi capite qual è il modello. Dalla guerra del 67, ma ancora prima, Israele si deve inventare le scuse per aggredire i palestinesi, perché lo scopo finale, e qui è detto molto chiaro da Arez, lo scopo finale è quello di attaccarli e cacciarli fuori, continuare la pulizia etnica non si deve fermare, e le dichiarazioni dei leader israeliani sono da questo punto di vista non lasciano dubbi. Rabin, ex premier di Israele, riferisce che Allon, un generale dell'esercito della Haganah, chiese a Ben Gurion cosa dobbiamo fare della popolazione palestinese, e Ben Gurion fece un gesto della mano che significava cacciateli. Vi leggo cosa disse Moshe Dayan, famosissimo generale israeliano della guerra dei sei giorni: non c'è una soluzione per voi palestinesi, continuerete a vivere come cani, chi vuole può andarsene. E vi leggo cosa disse di nuovo Menachem Begin: la divisione in due stati della Palestina è illegale, Gerusalemme sarà per sempre la nostra capitale e la grande Israele sarà nostra, tutta e per sempre. Ariel Sharon: non c'è sionismo, colonizzazione o stato ebraico senza la cacciata degli arabi e l'espropriazione delle loro terre. Cioè, di nuovo, queste sono le vere parole dietro gli accordi di Oslo, queste sono le vere intenzioni dietro la finta di Israele di volere la pace con i palestinesi. E in realtà ecco che Israele quello che fa è, come disse Moshe Sharet, deve continuamente trovare il pretesto per essere attaccato, deve esasperare i palestinesi continuamente per essere attaccato e per poter poi dire: ecco, ci hanno attaccati, allora noi facciamo una ritorsione e continuiamo all'espulsione dei palestinesi. Dal 67 a oggi le cose che sono successe sono forse più note, sono più davanti agli occhi di tutti, ma io voglio sottolineare che solamente chi conosce tutta la parte che abbiamo illustrato fino adesso capisce come gli eventi successivi, dalla nascita dell'OLP, gli attentati terroristici dei gruppi palestinesi, la nascita di Hamas, che peraltro viene aiutato nella creazione e finanziato da Israele in funzione anti-Arafat, perché quello che Israele e gli americani temevano di più era il laicismo e il socialismo della componente palestinese di allora, ma comunque insomma, quello che è accaduto oggi c'è più davanti agli occhi, ma in ogni caso va sottolineato che se non si conosce la parte che abbiamo appena illustrato, non si capisce poi perché nasce un OLP, perché nasce un Arafat, perché vengono fatti attentati, perché ci sono dei palestinesi violenti e perché si arriva agli attentati suicidi, perché si arriva ad Hamas. Cioè, se non si racconta tutto questo, sembra veramente che ci sia stato un popolo arabo barbaro che a un certo punto è impazzito e si è messo a fare strage di occidentali e di israeliani a piacimento. Se si racconta tutta la parte precedente, si capisce che la violenza palestinese, per quanto esecrabile, per quanto certamente terrorista, è un terrorismo, e cito Edward Herman, è un terrorismo alla spicciolata che reagisce a 60, ormai sono diventati 100, più di 100 anni, di violenze, di ingiustizie, di orrori neonazisti, come dicono alcuni degli stessi leader ebraici, di orrori neonazisti contro i palestinesi. Una reazione non è un'azione. È fondamentale capire questo passaggio, che i nostri esperti televisivi non citano ovviamente mai. Reagire non è agire violenza, è ben altra cosa, ma si guardano dal dirlo, perché se dicessero che Hamas, per quanto terrorista e violento, reagisce, dovrebbero raccontare al pubblico: ma reagisce a che? E allora dovrebbero raccontare al pubblico tutto quello che vi ho raccontato stasera, ma quello non lo vogliono raccontare, assolutamente no, e neppure la parte più moderna, come quando Abe Eban, ambasciatore israeliano all'ONU, fu talmente schifato dalle politiche israeliane nei territori occupati che disse a Menachem Begin: noi riversiamo ogni tipo di orrore, devastazione e morte sui palestinesi con metodi che mi ricordano un regime che né io né lei, primo ministro, oseremmo chiamare per nome. E si riferiva ai nazisti.
cioè dovrebbero raccontare queste cose e chiaramente non le vogliono raccontare. Dopo è successo tutto quello che sapete, dopo sono successi gli orrori che conosciamo moderni in Palestina, l'uso degli scudi umani, la distruzione dei villaggi, le ingiustizie, le torture, i rapimenti, le cose più, tutto quello che sappiamo dalle cronache, ma quella è cronaca moderna, la conosciamo bene o male, vediamo le immagini, vediamo i morti, capite? È tutt'altra cosa capire cosa è successo prima. È tutt'altra cosa capire infine che se vogliamo porre fine alla tragedia israelo-palestinese, ma anche per il bene del popolo ebraico che viene regolarmente ingannato da questi assassini neonazisti che sono i leader politici sionisti, se vogliamo la pace in quelle terre va raccontata la verità. È solo attraverso questa verità che si può arrivare alla pace. Bisogna che Israele chieda scusa per quello che ha fatto. Certamente oggi non si può eliminare lo Stato di Israele, ma questo non ci pensa nessuno, non ci pensano neppure gli arabi. Anche quella è un'altra menzogna. Non è vero che vogliono buttare Israele a mare. Ismail Haniyeh, che è il primo ministro di Hamas, eletto nei territori a Gaza, adesso sta, è il primo ministro dei palestinesi, comunque perché è stato eletto primo ministro dei palestinesi di Hamas, ha scritto sul Washington Post nel luglio del 2006: noi siamo a favore di una terra in pace per tutti i popoli semiti del Medio Oriente. I popoli semiti del Medio Oriente significa i palestinesi e gli ebrei. Lo ha dichiarato sul Washington Post, non l'ha riferito nessuno, non l'ha ripreso nessuno. Erano i giorni in cui Israele avrebbe poi attaccato il Libano, uccidendo 1000 persone innocenti. Ora bisogna raccontare la verità. Israele deve chiedere scusa e ritornare alla ragione. Questo è per il bene anche del suo popolo e deve permettere ai palestinesi di avere uno Stato. Ma senza questa narrativa precedente non si può mobilitare l'opinione pubblica. La gente vi dirà sempre: ma come? Volete addirittura dare uno Stato a dei terroristi? Gli arabi, cattivi, fanatici, Al-Qaeda? Che con Hamas non c'entra assolutamente niente. Credo che ce ne sia abbastanza per fermarci qua. L'invito che faccio, con cui voglio concludere questa presentazione, è che chiunque abbia a cuore la causa palestinese deve mettersi in mente che se all'opinione pubblica non raccontiamo la storia che vi ho raccontato questa sera, non c'è speranza di cambiare il destino dei palestinesi. È inutile fare le dimostrazioni in piazza, le manifestazioni in piazza, non serve a niente. È inutile protestare, è inutile andare in televisione e far vedere i bambini morti. Non serve a niente, perché il ritornello è sempre quello. Sì, ma... va bene, terribile, sono morti i bambini, ma è Hamas che provoca, è Hamas che è terrorista, eccetera. Capite? Fino a che ci sarà questa cosa, non riusciremo mai a aiutare i palestinesi. Quindi chiunque ha a cuore la causa palestinese, la giustizia in Medio Oriente e anche la giustizia per il popolo di Israele, deve andare in giro e divulgare queste cose.